Stiamo trattando il tema, a proposito sempre della Chiesa, della vocazione universale alla santità. E abbiamo visto, stiamo cercando di dare una letta all'esortazione che ha scritto il Papa sulla santità, che è molto molto bella, è impossibile trattarla integralmente. Abbiamo dato un'occhiata la volta scorsa alla sezione sulle beatitudini. Ecco, oggi vorrei, se no ci stavano altri 2 anni, perché sarebbe proprio da vederla bene tutta quanta, però sono altri 2 anni del catechismo degli adulti soltanto dedicata a questa cosa, è un po' troppo, quindi è un po' un invito alla lettura. Allora, oggi vorrei vedere con voi, si dovrebbe già vedere alle mie spalle, il capitolo 4, ossia devo fare un attimo un'operazione. Il capitolo 4 dà alcune dritte su alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale, e nell'indice queste caratteristiche della santità nel mondo attuale, adesso qui le vediamo, sono sopportazione, pazienza e mitezza, gioia e senso dell'umorismo, audacia e fervore, senso comunitario e preghiera costante. Ecco, quindi, e se ci riusciamo sarà un po' più complicato. Anche l'ultimo capitolo che parla del combattimento, della vigilanza e del discernimento. Adesso se non riusciamo a leggerlo, casomai qualche piccola indicazione ve la do volante al volo, è tanta roba. Ci sono alcune cose che è bello leggere insieme. Allora, sopportazione, pazienza e mitezza. Ecco, già, queste sono cose importanti, sono più importanti. Senza queste cose non c'è santità, d'accordo? Quindi, ma oltre che non c'è santità c'è anche poca vita cristiana, cioè noi non possiamo fregiarci del nome di Cristo Signore e non essere credibili, cioè dare controtestimonianze di fede. Non è possibile che chi ci incontra non vede in noi un'immagine dell'agnello immolato, d'accordo? Quindi cioè della mitezza di nostro Signore Gesù Cristo o della Madonna, non è proprio possibile, capite? Perché il cristianesimo non ha nulla per, come dire, attuarsi nel mondo se non la forza della testimonianza. Il più grande cristiano è il martire, quello che il martire si fa ammazzare senza aprire bocca, si sopporta i più grandi tormenti pregando per quelli che gli stanno facendo del male. Noi non abbiamo la violenza, non abbiamo niente, non possiamo imporre niente a nessuno, cioè il rispetto della dignità della persona, non possiamo prendere la persona e tirarla per collo e dire di diventare cristiano per forza. Non lo devono fare manco le mogli o i mariti che vanno proprio in chiesa, che l'affliggono e vieni a me, così più gli dici vieni a messa e meno ce la non si fa, non si può fare. Ecco, allora abbiamo queste caratteristiche che devono diventare, diciamo, carne del nostro vissuto. Allora, la prima di queste grandi caratteristiche è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A partire da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita, le aggressioni degli altri e le loro infedeltà e i loro difetti. La fermezza. La fermezza è una virtù molto molto importante. Papa cita San Paolo: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Questo è fonte di pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo. Sulla base di tale solidità interiore, la testimonianza di santità nel nostro mondo accelerato, volubile e aggressivo. Il mondo è accelerato, volubile e aggressivo, non i cristiani. È fatta di pazienza e costanza nel bene. È la fedeltà dell'amore, perché chi si appoggia su Dio, pistis in greco significa fede intesa come abbandono, quindi io faccio di Dio il punto d'appoggio della mia esistenza, e può anche essere fedele davanti ai fratelli, pistos, perché fedele deriva da fede,
Quindi chi non è fedele è perché non c'ha la fede. Ecco, non li abbandona nei momenti difficili, non li lascia trascinare dall'ansietà, non si lascia trascinare dall'ansietà e rimane accanto agli altri anche quando questo non gli procura soddisfazione immediata. San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere a nessuno male per male. Questo non si può fare. Se lo facciamo, non siamo discepoli di nostro Signore. Cioè, per carità, noi siamo liberi, siamo quello che ci pare, ma se rendiamo male per male, noi non siamo discepoli di Gesù, siamo discepoli di Satana. Satana è il vendicatore, Satana si vendica, d'accordo? Tu però fai qualcosa al diavolo, se vendica subito, se vendica. Solitamente non facciamo qualcosa di buono per il prossimo, te la fa subito pagare. Ecco, è il vendicatore nero, noi no. A non voler farsi giustizia da se stessi, a non lasciarsi vincere dal male, ma a vincere il male con il bene. Questo è il grande segreto dei cristiani: il male si vince col bene. Questo è il motivo per cui il Signore parla dell'amore al nemico. Questo l'abbiamo visto anche negli incontri che ci stava biblici sul Vangelo di Luca, quando Gesù ha fatto quel bellissimo discorso nel sesto capitolo del Vangelo di Luca, no? Questo atteggiamento non è segno di debolezza, ma della vera forza, perché chi è forte agisce in questo modo. Perché Dio stesso è lento all'ira, ma grande nella potenza, dice la Sacra Scrittura. La parola di Dio ci ammonisce: scompaiano, questa è una di quelle cose da attaccarsi da sopra al letto. Scompaiano da voi, San Paolo, ogni asprezza, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Questo programma. Dalla festa della Divina Misericordia fino a Pentecoste uno se l'attacca e poi ogni sera dice: ho gridato oggi, sono stato aspro con qualcuno, mi sono indignato. Oggi lo sdegno è molto molto facile, succede una cosa brutta e subito ci si indigna, ci si sdegna e poi si comincia a sparare sui social, ai post, al fulmicotone dove si va a mandare gli accidenti a Tizio, Gaia, a Semproni, perché mi sono sdegnato. Anche quando le azioni sdegnanti provengono da ben insigni attori, d'accordo, protagonisti, boom. Lo sdegno non è una caratteristica nostra. Noi, cioè, il cristiano rimane assolutamente imperturbabile dinanzi alle cose che accadono. Può certamente, come dire, guardare, si fa un'idea tranquilla, discerne se è il caso di esternarla o non esternarla, perché voi sapete che lo stupido dice quello che pensa, il saggio pensa a quello che dice. Questa è un'altra frase da ricordare. Cioè, io dico quello che penso, bravo stupido, se dovessi dire tutto quello che penso tutti quanti, capito? Come si fa di tutto quello che pensiamo? Ecco, le grida. Noi non gridiamo, voi avete visto, no? Avete visto quelli che pure sui social scrivono tutti in maiuscolo, sapete? Voi lo sapete, c'è il galateo dei social network, scrivono una cosa in maiuscolo, vi vado a gridare. Cioè, se io scrivo una cosa in maiuscolo, è come se stessi dicendo così, capito? E non si grida, cioè, i cristiani non gridano mai, cioè, non gridano. Noi non, Gesù non gridava mai, voi immaginate Gesù che sta a gridare. O la Madonna che grida, cioè, immaginiamo Gesù e la Madonna che grida e strillano, no? Poi le maldicenze con ogni sorta di malignità, la lingua, ecco, bisogna tagliarsela, capito? Ricordo una predica di buon'anima di Don Adriano Bragazzi a Santa Maria Coretti, che là c'era da parlare sulla lingua, fammi sta zitto per grazia di Dio, fece una predica. A una festa di Santa Maria Coretti ha preso un cuscino grosso così, un cuscinetto con l'ago, col filo e con le forbici sopra, ha fatto 40 minuti di predica su tagliare e cucire, 40 minuti di predica, d'accordo? Su tagliare e cucire col cuscinetto messo lì, no? Ecco, quindi non si può, ecco. I padri del deserto dicevano che il nostro Signore, per farci capire la pericolosità della lingua, ci ha messo due porte davanti alla lingua, una sono i denti, e l'altra sono le labbra, d'accordo? Perché se è meglio che uno le chiude tutte e due, d'accordo? Spesso e volentieri, però se non funziona una funziona l'altra. Poi c'è una chiusura che ha anche la funzione di deterrente, perché quei denti possiamo anche
mangiarcela la lingua quando comincia a parlare malamente, no? Facciamo subito penitenza prima che ce la dia il confessore, quindi fai una bella magnata di lingua e così uno sta buono. Cioè, se noi stiamo tutto il giorno a parlare male del prossimo, gridiamo, ci sdegniamo, cioè abbiamo dei modi di questo genere, siamo sempre aspri, stiamo sempre, cioè le persone che cane cioè ti fanno veramente proprio l'angoscia, la depressione, no? Dici tu diventa come quello, ma io divento shintoista, cioè non esiste, no? Dopo il corpo forse qualcuno diventa buddista. Non voglio diventare, dice molto Leonardo, cioè diventare buddista, ma sapete che i buddisti almeno fanno tutte quante quelle pratiche, cioè cominciano a fare tutte quelle cose, tutte quelle pratiche, perché devono stare tranquilli, perché devono trovare la pace interiore. Almeno sto un po' in pace, capito? Se io devo stare, come faccio, capite? Poi tranquillamente, le solite cose, vado in chiesa e faccio la comunione, quindi con quella lingua dove ci ho fatto che gli strumenti, i concerti in fa bemolle, che non esiste manco fa bemolle, che non esiste midi, sparlando contro tutti, andiamo a metterci il nostro Signore, ah, che bel deposito, no? che fa su una lingua proprio, capiamo, no? Ecco perché il Papa spesso torna su questi argomenti, perché questi sono i peccati più comuni, purtroppo, commessi anche da persone vicine, compresi, boccaccia mia, uomini anche di chiesa che chiacchierano un po' troppo, d'accordo? E pare che invece farebbero bene a fare un po' più di silenzio. È necessario lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed egocentriche. Perché dirò tante cose, è sempre il culto del nostro io. Guardate, qui adesso potete fare un discorso che finisce mai, per non permettere che mettano radici. Adiratevi ma non peccate, dice San Paolo. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Sempre Efesini, sempre la continuazione di quel brano di prima. Quando ci sono circostanze che ci opprimono, possiamo sempre ricorrere all'ancora della supplica. Preghiamo il Signore. Questa è l'unica cosa sensata da fare, che ci conduce a stare nuovamente nelle mani di Dio e vicino alla fonte della pace. Ancora San Paolo, stavolta alla lettera ai Filippesi, San Paolo c'ha dei passaggi parenetici delle sue lettere che sono bellissimi. Parenetici significa che contengono esortazioni morali, no? Adesso che bello. Non angustiatevi per nulla, un'altra cosa che è incompatibile con la vita cristiana, l'angustia, l'angoscia. Ma chi sta angosciando? Che si preoccupa, si agita, ma che te preoccupi? Non angustiatevi per nulla, cioè capisci? Nulla, ma come c'è mio figlio che si droga? Per carità, è una cosa bruttissima che tuo figlio si droga, quindi non è una cosa che dici, faccio la festa, chiamo i musici e facciamo un balletto che perciò mio figlio che si droga. Questo atteggiamento non da cristiano, ma da deficiente, da fanatico, da esaltato, capito? Però un conto è. C'è questa cosa, certamente mi porta una sofferenza nel cuore, ma la vivo da cristiano, quindi affidandola al Signore, cercando di trovare anche in questa difficoltà e sofferenza i mezzi adeguati, se ci sono, per poterci fare qualcosa. Il resto lo lascio fare a Dio, sapendo che anche questa cosa brutta che Dio permette può uscirne fuori qualcosa di buono. La vita cristiana è questa, capite? Allora, su queste cose, capite? Quando uno va di io non ho peccati, io dico. Vogliamo cominciare a fare l'esame di coscienza su queste cose qua, capite? Perché non è che non ci abbiamo peccati, cioè guardate, molta gente che dice che non ha peccati non è che automaticamente guarda questo che è superbo. Non sempre si è coscienti, perché la coscientizzazione dei nostri peccati deriva dalla formazione, deriva dalla riflessione. Se io queste cose non le sento mai, è capace che sto dalla mattina alla sera a lamentarmi, a parlare male a destra e a manca, e dico che ho fatto, che ho ammazzato qualcuno, non ho ammazzato nessuno, sono pure una messa, che vuoi? Cioè, quindi però dobbiamo coscientizzare alcune cose e comprendere che a volte ci sono persone che le fanno anche brutte, grosse, e non si rendono conto, e non si rendono conto poi che danno la controtestimonianza. Ho sempre detto, insomma, se uno, Giacomo Leopardi fu traumatizzato, insomma, dall'ambiente clericale per il cattivo rapporto con la mamma, che andava a messa tutti i giorni. Tra l'altro la mamma di Leopardi è pure parente mia, perché credo che la mamma di Leopardi dovrebbe essere la cugina di mia nonna o della mia bisnonna. Sì, sono marchigiana, mia nonna era di Grotta a Mare, mia nonna materna, quindi. Però insomma, cioè, tu devi dire, cioè, che facciamo? Capite?
La santità non è andare a messa tutti i giorni e fare la comunione tutti i giorni. Attenzione, io sono una persona che la raccomanda, chi può andare a messa tutti i giorni, cioè io non potrei campare, cioè, senza questa cosa qui, no? Però non possiamo neanche fermarci a quello. Capite? Perché andare a messa tutti i giorni, che succede? Mi metto la strada sotto le gambe e ce vado. La fatica che si fa è abbastanza relativa, se uno ci pensa, no? Devo dedicare tre quarti d'ora della giornata al nostro Signore. E il resto della giornata, però, che ce l'avamo, non tutti hanno la possibilità di andare a messa tutti i giorni, ma tutti devono vivere questo, d'accordo? Non tutti hanno la possibilità, a volte non è neanche opportuno, no? Ma tutti dobbiamo vivere questo. Ok, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori. Una persona santa è una persona che è in pace, che sta in pace, che porta pace ovunque si trova. Mo è una settimana che Gesù è risorto, no? Mo sentirete pure il Vangelo di questa domenica. Che cosa diceva sempre Gesù risorto? Come salutava le persone? Pace a voi. Se non ci sta la pace, io non ci sto. Guardate che i maestri di spirito su questo, dove non c'è la pace, c'è sempre il diavolo, eh? Dio non c'è. Non ci stanno possibilità di scappatura. Anche c'è il diavolo, chiaramente senza che noi lo vorremmo, senza che noi saremmo ogni tanto, qualcuno mi fa, ma io non ci voglio andare all'inferno. Dico, bravo, non ci voglio andare all'inferno, questo è un ottimo proposito, solo che cerca di concretizzarlo, perché nessuno di quelli che sono all'inferno hanno detto, oh, che bello, voglio andare all'inferno a patire eternamente. Ci sono andati perché hanno vissuto in un certo modo, quindi facendone tutti i colori. Non è che uno va all'inferno, perché diceva un santo cardinale che per andare in paradiso bisogna crederci e impegnarsi. Per andare all'inferno non serve né credersi né impegnarsi, basta vivere allo stato bravo. Tu vivi allo stato bravo e te vai all'inferno, pure se non ci credi che esiste, perché tu non credi che esiste l'inferno, ma il diavolo crede che esisti tu e te vuole portare con sé. Quindi cioè abbiamo questo piccolo, come dire, squilibrio, no? Allora, anche i cristiani possono partecipare, attenzione, qua gli farei monumento a Papa Francesco, a reti di violenza verbale mediante internet. Una cosa proprio insopportabile, lo fanno anche contro di me, d'accordo? E in maniera raffinata. Dietro la tastiera, capite? Che poi sono proprio comportamenti vili proprio, capite? Cioè è una cosa che uno capite proprio, capite? Cioè, perché il trinceramento dietro e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale, questo è un punto da fare esame di coscienza. Chi sta sui social network deve chiedersi cosa scrive, che commenta, che fa, come sono i suoi post, che reazioni suscitano, che cose producono, capite? Perché una cosa che la metti lì sopra, tra l'altro, cioè, guardate che il mondo di internet è un mondo particolare oggi, perché tu non sai le reazioni, capito? Perché tu metti, cioè, mentre, allora io adesso vi guardo, no? Cioè sto a parlare, vi vedo le facce che fate, se qualcuno mi dice una faccia di tipo, ma che sta dito Leonardo? Cambio discorso, dico, accivicchia, che sto a fare? Ma se tu fai un post, tu non vedi chi legge, cioè non sai, perché Facebook te lo fa vedere, non sai quanti l'hanno visto, non sai quanto l'hanno letto, non sai come hanno reagito, non sai cosa hanno pensato, capito? Cioè, se tu fai un posto offensivo nei confronti di una persona e avveleni il cuore nei confronti di un'altra persona, questa è molto più grave di una maldicenza fatta in piazza Sermoneta, capite? Perché almeno la maldicenza a piazza Sermoneta sai con chi l'hai fatta, capite? Lì non sai neanche il numero di persone che sei raggiunto. Queste sono cose da faccia, l'esame di coscienza. Perché non è quando sto su Facebook e Dio dorme, d'accordo? Oppure io sono spersonalizzato e posso fare quello che mi pare, tanto sto su Facebook. No! Cioè quella è una modalità di comunicazione non è virtuale, perché dice, ma questa è la realtà virtuale, virtuale di quello è realissimo, quello lì. Non è una cosa, capite? Non è un gioco, non è un videogame. Allora, persino nei media cattolici si possono accedere ai limiti e tantissimi lo fanno. Sono tanti siti sedicenti cattolici che, cioè, capito? Cioè, non è, cioè,
anche tra noi cattolici, no? Nell'ambito della vita della Chiesa, perdonatemi, insomma, però io vi invito, confrontatevi con quello che vi sto dicendo, no? Allora, qui oggi siamo nella fase dove c'è la libertà di espressione, c'è la libertà di parola e tutto quello che ci va. Per carità, nessuno la tocca questa cosa qui, no? Ma io devo chiedermi, prima di criticare un gesto, una parola, un'azione, o di dargli sempre, come dire, una lettura unilaterale, tendenziosa, cioè, è opportuno o non è opportuno? Buon'anima di mio cognato diceva sempre: un bel tacer non fu mai scritto. Capite? Perché amplificare, criticare anche una cosa che magari di per sé sarebbe criticabile, sempre attraverso queste reti, ma quale effetto produce nei cuori delle persone? Poi fanno le mail a Don Leonardo: padre, io sto agitato, padre, io sto in confusione, ma che sta succedendo, ma che ha fatto quel vescovo, ma che ha fatto il papa, ma che ha fatto questo, ma che ha fatto quello. Farei, perché uno va a leggere articoli strillati anche in certi ambiti, capito, questo è, cioè, ignorante, non se la capezza, e comincia a agitarsi, dice: ma che succede, pure dentro, che non mi posso fidare manco delle quidizie. Capite? Io sinceramente dico: ma ragiona chi fa queste cose qui, ma ragiona in maniera, cioè, non possiamo noi campare in questo modo qui, no? Cioè, noi dobbiamo essere attenti, no? Cioè, proprio perché questo, cioè, io so a me mi chiamano il profeta del web, qualcuno che mi prende in giro, io sono stato uno dei primissimi, anche adesso non voglio dire per vantarmi, a cogliere, non è merito mio, perché fu un periodo in cui stavo vicino ai francescani dell'Immacolata, loro erano devoti di San Massimiliano Maria Colbe. Sapete che San Massimiliano Maria Colbe fu pioniere dell'evangelizzazione attraverso gli strumenti di comunicazione. Lui aveva usato tanto la stampa, i libri, quindi metteva i frati dietro le rotative. Adesso nella stampa e i libri, cioè, capite, tu con un video, cioè, io a volte metto un video online, il giorno dopo c'è 2500 visualizzazioni, ma capite che significa 24 ore? Cioè, un libro soltanto per stamparlo, cioè, capito, quando ne vendi 2500 copie di un libro, capite? Quindi, però, questa è una grande risorsa, ma questo è anche un grosso, capito, è un grosso, perché se tu ti metti a fare il matto e usi queste cose malamente, hai visto gli influencer, adesso devo ancora leggere l'esortazione rivolta nel sinodo dei giovani, no? Che i giovani sono un po' fissati con queste influencer, insomma, no? Cioè, capito? Un uomo di Dio o un media cattolico che sta online è un influencer, sicuramente, nel piccolo, nel medio, nel grande, ma lo è, cioè, può portare le persone verso il bene, quindi fargli anche del bene, capite? O verso il male. Cioè, in linea di massima, cioè, gli atteggiamenti distruttivi, se possibile, sono sempre da evitare, perché più che criticare il male, è meglio promuovere il bene. È sempre più costruttivo, a meno che non ci sia proprio una cosa di vita o di morte gravissima per cui non si può tacere. Ma questo bisogna farci un discernimento, non è che vola la gallina e ha volato la gallina, lasciala volare, capito? Cioè, deve essere una cosa grossa, grave. Noi dobbiamo avere questo, cioè, questo che ci parla a voi, perché so che molti di voi usate, insomma, ma so che questa cosa l'ha vista, insomma, da molte persone. Io dico: ma guarda, questa lettera del Papa è bella, è veramente bella. Cioè, e denota, insomma, la presenza di un uomo che capisce anche il tempo in cui stiamo vivendo. Papa Francesco twitta tutti i giorni, Io sono proprio curioso di vedere, dico, perché secondo me i tweet li scrive lui, d'accordo? Perché il contenuto dei tweet, ormai avendolo capito un po', è suo. Sono proprio curioso di sapere se c'ha il telefonino lui, che te lo fa proprio lui il tweet. Ah, io se divento papa lo faccio io, Non c'è nessuno che fa il telefono mio. Oppure se li passa a qualche tecnico e dice: twitta questo, capito? I tweet sono sicuramente suoi, capito? E fa bene a twittare, perché i tweet si rivede un sacco di gente. Andate a vedere, insomma, i tweet di cioè,
ripeto, secondo me sono i suoi, oppure è qualcuno che si è studiato talmente bene la psicologia del Papa Francesco che è capace, una persona molto esperta non si riuscirebbe a farla, ma secondo me sono i suoi. Ecco, però sono sempre cose propositive, positive, costruttive. Poi andava a abitare nel web e racconta tante cose belle, tante cose buone, ci stanno tante cose belle e buone da mettere in giro, capite? Cioè, io ho capito, cioè, la divulgazione del male in sé è sempre male, capite? È una cosa satanica di per sé, è brutta, cioè, ma perché la confessione secondo voi è blindata, è sigillata? Perché già il male non avresti dovuto farlo, era meglio non farlo per niente. Se proprio l'hai fatto, va a chiedere perdono al nostro Signore, dopodiché lo chiudi lì dentro, non deve uscire, capito? Non bisogna dargli tutta questa importanza, perché già parlarne, farne uscire è amplificarlo, capite? Cioè, io se parliamo solo di questo oggi va bene lo stesso, perché queste cose in questo tempo a mio avviso sono fondamentali, capite? Io cerco di attenermi a questo anche nell'uso dei mezzi di comunicazione, ma assicuro che arriva qualche bella mail che me lo riconosce questo qui. Ecco. Promuovi il bene senza stare a sparlare a destra e a manca di Tizio, Caio e Sempronio. Non occorre, non serve. Allora, guardate, eccedere timidi. Di rimedio che si possono eccedere timidi. Si tollerano la diffamazione e la calunnia. Allora, voi sapete la differenza tra la diffamazione e la calunnia, no? La calunnia è attribuire infangando a una persona una cosa falsa, ma la diffamazione è anche rivelare una cosa vera che gli altri non conoscono, che non si fa, è un reato oltre che essere un peccato. E dice, ma ho detto la verità, a lui l'ha fatta questa cosa, e allora tu saresti contento se tutte quante le malefatte tue le prendiamo e le mettiamo in vetrina? Non credo, no? La diffamazione è una cosa brutta, non si fa, meno che mai attraverso questi mezzi che diventano una cassa di risonanza, no? Sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui. Il buon nome altrui. Il buon nome. Cioè, io non posso dire quello, cioè io già che dico quello è così, dov'è il rispetto per il buon nome a tu? Noi siamo cristiani, capito? Cioè dovremmo proprio interiorizzare queste cose, che non esiste proprio, capite, che uno fa lo dico anche per me, cioè sono cose a cui non ci si fa tanto caso, ma sono importanti. Così si verifica un pericoloso dualismo, perché in questi reti si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica e si cerca, attenzione, qui c'è il gesuita, eh? I gesuiti guardano lungo, perché Sant'Ignazio andava alle cause profonde delle cose. Sapete che si cerca di compensare le proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di vendetta. Tanti supporters di Papa Francesco, e io li conosco, farebbero molto bene a meditare queste parole di Papa Francesco, d'accordo? Capite? Perché con i personaggi pubblici oggi, anche il Papa, o i politici, o anche il Vangelo, tutti noi esseri umani, anche io, facciamo questa operazione. Io mi prendo quello che mi piace, quindi cito il Papa nelle cose che mi piacciono a me. Allora, a me mi piacciono tanto accogliere i migranti, e Papa Francesco cosa fa? Non fa nient'altro che accogliere i migranti. Non è vero che non fa nient'altro che accogliere i migranti, ha scritto anche queste cose, capito? Quindi certamente è favorevole a questo, ma tu devi prendere il pacchetto integrale. Non puoi unilateralizzare un aspetto dell'azione pastorale di una persona, neanche di me, di nessuno. Oppure il Vangelo, Gesù nel Vangelo ha detto che i ricchi è più facile che entrino per capire. Sì, ma ha anche detto che bisogna perdonare. Tu hai perdonato tutti? Ah no, cioè, capite? Oppure quei 10 comandamenti, io chiamo l'osservanza dei 10 comandamenti a macchia di leopardo, d'accordo? Il primo, il terzo e il sesto non esistono più, il quinto e il settimo abbastanza, d'accordo? Però
alla italiana, d'accordo? Quindi non si possono fare queste cose. È significativo che a volte, pretendendo di difendere altri comandamenti, si passi sopra completamente all'ottavo: non dire falsa testimonianza, e si distrugga l'immagine altrui senza pietà. Sicuramente il Papa sa quello di cui sta parlando, perché ci è passato pure lui, e da Papa penso che tutti quanti non ignoriate questo. È una peste, questo è una peste, è la fotocopia mia di quando ero piccolo. Il Signore me l'ha mandato per ricordarmi chi sono, capite? Non ci fate che salta, fa di tutto e di più. Allora, mi fate fare un discorso in grazia di Dio, tu. Allora, vai. Allora, noi non possiamo difendere gli altri comandamenti ammazzando il prossimo e diffamando il prossimo o distruggendo il prossimo. Non si può. Lo distruggo? Non si può. Non si può. Capite, queste cose qua non si fanno, ce lo dobbiamo mettere in testa, ecco, quindi e dobbiamo confessarci se abbiamo fatto queste cose qui, tutti, nessuno escluso, e dobbiamo convertirci, come dice, cambiare comportamenti. Cioè, noi dobbiamo essere conosciuti come persone fondamentalmente buone, rispettose, accoglienti, ecco. Se si deve dire qualcosa, si parla male, tra virgolette, dei principi, delle idee sbagliate, quello sì, ma non si attaccano le persone anche quando hanno qualche idea sbagliata. L'attacco va sempre fatto contro l'idea, non contro la persona, e va fatto a tempo, luogo, forme e modalità opportune. Lì si manifesta senza alcun controllo che la lingua, San Giacomo Apostolo, la lingua o la tastiera del computer o la tastierina del telefonino, ecco, è il mondo del male. Chi è venuto all'ora santa, spesso l'abbiamo meditata la lettera di Giacomo, mi ricordo non troppo tempo fa, e incendia tutta la nostra vita traendo la sua fiamma dalla Geenna, dall'inferno. La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza che invade la vita sociale. Violenza, ripeto, anche verbale. Io non ho mai menato nessuno. Ah? E questa? Il terrorismo delle chiacchiere, lo chiamo sempre. Cioè, immaginate, hai visto quel matto della Nuova Zelanda che è entrato, si è pure filmato a smitragliare. Ma le chiacchiere, cioè, che la mitragliatrice della lingua? Che pigli, apri la porta, hai sventagliato, ammazzato tutto 5 minuti. Perché la grazia smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. La mitezza del cuore. Gesù ha detto, l'abbiamo visto la volta scorsa nella prima beatitudine: imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Quindi se non diventiamo miti ed umili di cuore, ancora siamo delle caricature. Capite? Chi ci vede deve vederci simili al buon pastore, che come contempleremo tra un paio di domeniche alla quarta di Pasqua. Miti ed umili di cuore, Gesù è così. Ah, se no quando moriamo ci fanno un sacco di purgatorio, perché Gesù non ci vuole se siamo superbi e non posso dire parolacce, mi veniva di una cosa, e che ci arrabbiamo in continuazione. C'è stato un termine che si usava quando ero giovane, se potevi. Però ci siamo capiti, ecco. Il santo pensiero non è consentito, perché devo trovare un modo per esprimermi. Infatti non l'ho detto, l'ho fatto ma non l'ho detto. Il santo non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui. Non serve a niente, tra l'altro. È capace di fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli. Ed evita la violenza verbale che distrugge e maltratta. Perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma li considera superiori a se stesso. Lettere Filippesi. Au. Questa è santità vera, capito? La santità vera non è di 50 rosari al giorno.
Allora io ne dico tanti dei rosari al giorno, è importante dire tanti rosari al giorno per chi può farlo, capito? Ma se tu dici 50 rosari al giorno e poi sei un cane arrabbiato, ma la Madonna che sta pregata la mattina e la sera, ma la fai soffrire, no? La Madonna non ci vuole male, ma vedendoci, ma siamo così, piange. Dice, figlio mio, ma io ti voglio tanto bene, sono contento che mi hai detto tanti rosari. Dico, ma prova a darti una calmatina, va appena appena, un pochetto. Ecco. Con la peste, va. Quindi non ci fa bene guardare dall'alto in basso, questa è l'alterigia, la superbia, assumere il ruolo di giudici spietati, considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente di dare lezioni a tutti. Questa è una sottile forma di violenza. San Giovanni della Croce, vedete ancora il gesuita che conosce bene la spiritualità, proponeva un'altra cosa: sii più inclinato ad essere ammaestrato dagli altri che a volere ammaestrare chi ammaestrato tutti, che a volere ammaestrare chi è inferiore a tutti, cioè, capito? Cioè sii più inclinato ad essere ammaestrato da tutti piuttosto che voler ammaestrare una persona che è palese che ha bisogno di essere ammaestrato, perché è proprio terra terra. E aggiungeva un consiglio per tenere lontano il demonio: rallegrandoti del bene degli altri come se fosse tuo, lo facciamo, se non ho peccati. C'è una cosa bella, è successa al prossimo. Oh, quanto sono contento con te! Che bello! Come se fosse tuo. E cercando sinceramente che questi siano preferiti a te in tutte le cose. In tal modo vincerai il male con il bene, caccerai lontano da te il demonio e ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò specialmente con coloro i quali meno ti sono simpatici. Sappi che se non ti eserciterai in questo campo non giungerai alla vera carità né farai profitto in essa. Ho detto questa esortazione, questa la può leggere chiunque, capite? Papa Francesco c'è questa cosa che non si esprime in termini molto, anche se molto profondo, qui non è che sta scrivendo una cosetta, cioè penso che vi siate resi conto, insomma, della portata, insomma, di questa affermazione, no? Ma chiunque le legge le può tranquillamente decodificare e comprendere, no? L'umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umili azioni, altro capitolo classico della spiritualità, il nostro rapporto con le umili azioni, che tanto tutti ce le becchiamo, d'accordo? Non c'è bisogno di fare la canzoncina di Alberto Sordi, se ci hanno mai mandato, che tanto prima o poi ci andiamo, quella è la grossa umiliazione, insomma, ma sono le umiliazioni ordinarie, delle circostanze comuni della vita. Allora, quando ti arriva un'umiliazione, se tu fossi sulla via della santità, che guai a chi ce la, se siamo umiliati, mortificati, come ti permetti, mi sono sentito umiliato, mortificato, orrore. Se fossimo sulla via della santità andremo subito a accendere in cielo la Madonna e dice, ecco nostro Signore mi sta aiutando un pochino, perché guardate, umili non ci possiamo diventare da soli, non è possibile. Per diventare umili dobbiamo essere belli che contomati, spolverati e spazzolati dal fuoco purificatore dell'umiliazione santamente vissute, perché se tu ci stai a fare la guerra non serve a niente, senza di esse non c'è umiltà né santità. Guardate che qui non c'è bisogno, cioè il Papa non c'è bisogno dell'avvocato difensore, perché sa quello che scrive, ma vi posso, se vi fa piacere, insomma, io conosco abbastanza bene la spiritualità e l'ascetica, questa è tutta roba proprio doc al 100%, cioè il pensiero della spiritualità e dell'ascetica cattolica sta qui dentro dalla A alla Z fin nei minimi particolari, ok? Quindi proprio in assoluto, se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni, non sei umile e non sei sulla via della santità. La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l'umiliazione del suo Figlio. Noi questo, adesso settimana in Albis, contempliamo Gesù risorto, che ci siamo belli fatti una bella boffata durante la Quaresima e il tempo di passione, no? Però
prima della risurrezione, cioè, ma chi è stato umiliato tanto quanto nostro Signore? Cioè, quando ci lamentiamo di un'umiliazione, noi ci dobbiamo pensare a queste cose. Io a qualcuno ogni tanto mi è scappato, che gli ho detto, dico, scusa un attimo, ma te ti hanno mai sputato in faccia? Dimmi la verità. No. Al nostro Signore sì, e mica uno gli hanno fatto il bagno con gli sputi. Ma che, ma tu ti vuoi lamentare pure, ma quando ti trovi morto davanti al nostro Signore, ma quello che ti ha già dice? Che te devi dire? Dico, permetti? Io sarei Dio. Noi non ci rendiamo conto di che significa, cioè che Dio si è fatto fare una cosa del genere. E sono uomo perfettamente innocente, non ho fatto manco mezzo peccato. Mi hanno fatto il bagno con gli sputi e me lo sono preso per te. A tu corati anche umiliazioncina, che uno ti ha dato una rispostina sgarbata, ma poi piccola, o troppo grossa. Non mi sembra che sia una grande partecipazione all'umiliazione del tuo Signore, no? E dai. L'umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù. È parte ineludibile dell'imitazione di Cristo. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Noi seguiamo Lui. Egli a sua volta manifesta l'umiltà del Padre, che si umilia per camminare con il suo popolo, che sopporta le sue infedeltà e mormorazioni. Qui cita i libri dell'Esodo. Israele, 40 anni nel deserto. Allora, università, nuova facoltà pseudo-teologica, quindi corso di laurea in brontolosi e lamentosi, il popolo di Israele 40 anni, c'è, cioè, il corso che dura 40 anni, quindi perché si è approfondito, fatto bene, no? Ecco, per questa ragione gli apostoli dopo l'umiliazione erano lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Attenzione, non mi riferisco solo alle situazioni violente di martirio, ma alle umiliazioni quotidiane di coloro che sopportano per salvare la propria famiglia o evitano di parlare bene di se stessi. Altro punto, non ho fatto nessun peccato. Beh, quanto parli di te? Quando dici, ah, io ho fatto questo, ah, io non ho fatto quest'altro, ah, io sono una brava persona, ah, io sono degno di rispetto, ah, io sono lavoro, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Che cos'è questo secondo voi? Superbia, amor proprio, parlare di sé, non è umiltà. Certo, sono piccole mancanze, ma quando uno non fa grossi peccati, se torna a confessare, se veramente non ha piantato un coltello dentro la panza di uno, non può dire che non ho fatto questo, ma questo lo dice se l'ha fatto, no? E guardate che dire queste cose in confessione, ho parlato di me stesso, ho messo la matita rossa presso le mie cose, ho cercato di attirare l'attenzione degli altri, provate poi ad andarlo a dire, vedete come uno diventa, che si vergogna come un ladro se ne dice bene queste cosette lì, no? Perché non è che sono molto, sono piccole cose, ma sono abbastanza mortificanti, no? Non è bello, insomma, andarle a dire, no? E così la confessione produce il frutto di farci crescere anche lei un pochino nell'umiltà, per esempio, no? Evitano di parlare bene di se stessi, preferiscono lodare gli altri invece di gloriarsi. Questo. Quanto bene parlo del prossimo, dico, quella ha fatto questa bella cosa, quell'altra ha fatto quest'altra bella cosa, quell'altra ha fatto quest'altra bella cosa, quell'altra ha fatto quest'altra bella cosa. Scelgono gli incarichi meno brillanti e a volte preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo al Signore. Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. Non è camminare a capochino, parlare poco, sfuggire dalla zona, diventare sempre così. Adesso dopo lo spiega. A volte, proprio perché è libero dall'egocentrismo, qualcuno può avere il coraggio di discutere amabilmente, di reclamare giustizia, di difendere i deboli davanti ai potenti, benché questo gli procuri conseguenze negative della sua immagine. Non dico che l'umiliazione sia qualcosa di gradevole, sarebbe masochismo, ma che si tratta di una via per imitare Gesù e crescere nell'unione con Lui. Questo non è comprensibile sul piano naturale, cioè all'uomo della carne, come lo chiama San Paolo, e il mondo ridicolizza una simile proposta. È una grazia che abbiamo bisogno di supplicare. Signore, quando vengono le umiliazioni, aiutami a sentire che mi trovo dietro di te sulla tua via. Tale atteggiamento però presuppone un cuore pacificato da Cristo, libero da quell'aggressività che scaturisce da un io troppo grande. Quando noi siamo aggressivi, vediamo sempre che l'aggressività è sorella gemella della superbia, ma la superbia spesso e volentieri
manifesta delle situazioni di rabbia che ci portiamo dentro, che dipendono da ferite, da ingiustizie subite, da scatenamenti, questo lavoro su noi stessi, se ci mettiamo davanti al Signore e ci facciamo anche aiutare se è il caso da qualcuno, è assai salutare farlo, perché una volta che tu sai da dove derivano alcune tue cose, le disattivi, è come quando disinneschi il meccanismo di una bomba e non le fai più, d'accordo? Perché sono manifestazioni, dicono i psicologi, di un falso sé o di un falso io, che non ti appartiene e con cui però ci devi fare i conti, perché se non ci fai i conti è una bomba a orologeria, ogni tanto pigli e boom, scoppi, senza che tu sai nemmeno bene perché. Un cuore pacificato, libero dall'aggressività che scaturisce da un io troppo grande, la stessa pacificazione operata dalla grazia, quindi trovare la pace, ci permette di mantenere una sicurezza interiore, resistere, perseverare nel bene, anche se vado per una valle oscura, o anche se contro di me si accampa un esercito, a noi non ce ne importa niente, il bene si continua a fare sempre, pure se non lo riconosce nessuno, non lo apprezza nessuno, non se lo fida nessuno, sembra non beneficiarsi nessuno, e tu continua, tanto Dio cieco non c'è mai diventato, e per ogni minima cosa di bene che hai fatto c'è ricompensa qui e dopo, e c'hai bene prodotto in te e fuori di te sempre. Saldi nel Signore la roccia possiamo cantare, in pace mi corico, subito mi addormento, tu solo Signore fiducioso mi fai riposare. Uno dei salmi che si dicono in lontana di Pasqua, questo sta nella compieta dei primi vespri della Domenica. In definitiva Cristo è la nostra pace ed è venuto a dirigere i nostri passi sulla via della pace. Egli comunicò a Santa Faustina Kowalska, cioè siamo arrivati oggi, che proprio stiamo entrando nella festa istituita grazie a lei, l'umanità non troverà pace, parole che Gesù gli disse, finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Non cadiamo dunque nella tentazione di cercare la sicurezza interiore nei successi, nei piaceri vuoti, nel possedere, nel dominio degli sugli altri o nell'immagine sociale, alcuni degli idoli del mondo. Vi do la mia pace non come la dà il mondo, dice Gesù. Proviamo a leggere qualcosa, proprio un accenno, perché questo è bellissimo, due righe, che sono 6 meno 10. Quanto detto finora, attenzione, parlo di sopportazione, di umiltà, di mitezza, di pazienza, dice. Oh, mica deve avere in mente che questo implichi uno spirito inibito, triste, acido. L'acidità è un'altra bella cosa, insomma, che caratterizza alcuni cristiani apparenti, malinconico, uno che sta sempre sul triste, capite? Io li chiamo i crepuscolari. Ma Francesco era uno dei cristiani, avevano sempre i peperoni sott'aceto. I cristiani crepuscolari, gli amici di Foscolo e Leopardi, capite? Che sono sempre un po' sul triste andante, no? O un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo. Grande senso dell'umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Noi avremo fatto una grande opera se intorno a noi diffondiamo speranza. Anche oggi. Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo, perché all'amore di carità segue necessariamente la gioia, poiché chi ama gode sempre dell'unione con l'amato. Per cui alla carità segue la gioia. Mi ricordo 99, dovrebbe essere San Giovanni della Croce sta citazione, vediamo un po' chi è. San Tommaso d'Aquino, Summa Teologia addirittura. Tanta roba. Abbiamo ricevuto la bellezza della sua parola e la accogliamo in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo. Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio, ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva San Paolo: siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate sempre lieti. E così, oltre che la pace, si decodifica un vero cristiano se lo vediamo nella gioia, quindi gioia vera, sorridente. Sorridente non è quello che sta sempre a ridere. San Bernardo diceva: un conto è la gioia, un conto è la stolta allegria, di quelli che sghignazzano e si sganasciano dalle risate, che i romani dicevano risus abundat in ore stultorum, no?
Il riso abbonda sulla bocca degli storti, ma il sorriso abbonda sulla bocca dei santi. Capite? Quindi non è la stessa. Gesù era sempre sorridente, ma qualche testimone dice che rideva poco. Lo stesso la Madonna era molto sorridente, ma rideva poco. Ogni tanto rideva un po', eh. Secondo me qualche risata la Madonna deve fare qualche volta, insomma, capite? Secondo me qualche volta con gli apostoli qualche risata gli è scappata il nostro Signore, che fa bene. Però i santi sono persone, capite? Cioè, che dietro questa struttura, che chiaramente c'è una vita interiore anche molto profonda di lavoro su se stessi, cioè sono persone con cui si sta volentieri, capite? Cioè, gradevoli. Noi dobbiamo chiederci, io chiudiamo perché oggi uno fa, ve lo viene una cosa, purtroppo quando le cose sono belle è un pochino difficile, perché è bene fermarsi un po', no? Però dobbiamo chiederci, e magari dobbiamo pure chiedere, se la nostra compagnia è gradevole, perché se la nostra compagnia è gradevole, non per esempio che siamo simpatici, perché siamo buffoni, insomma, un po' estrioni, insomma, ma se è una compagnia gradevole, siamo sulla buona strada della santità. Perché la santità, cioè, fa uscire fuori tutta quanta le qualità più belle anche, che sono tutte quante presenti, come dire, in potenza, in luce, nella nostra anima, che è stata creata da Dio. Quindi le virtù sono la fioritura della parte migliore di noi stessi a discapito della parte peggiore di noi stessi, che è quella che purtroppo viene vita quando non prende vita, quando noi ci allontaniamo da Dio e dai suoi voleri e ci prendiamo vizi e facciamo una montagna di peccati che ci rendono brutti. Il peccatore è brutto sia morfologicamente, ma sia proprio insopportabile la compagnia, cioè, perché il peccatore assomiglia al diavolo. Guardate che la compagnia del diavolo non è affatto divertente, assolutamente, né gradevole, né piacevole, né bene. La compagnia dei santi invece sì. Bene, ci aggiorniamo al mese prossimo, purtroppo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre.